Rapporto annuale sulla certificazione energetica degli edifici, che quest'anno è giunto alla sua quarta edizione, intende restituire a tutti gli utenti una fotografia dello stato di salute generale del parco edilizio nazionale. Il risultato è ottenuto attraverso l'analisi dettagliata degli attestati di prestazione energetica, i cosiddetti APE, che le regioni e le province autonome ricevono innanzitutto sui propri catasti e trasferiscono poi al sistema informativo nazionale che è il SIAPE. Ora, la conoscenza generale dello stato di salute del patrimonio immobiliare, sia pubblico che privato, rappresenta uno dei più importanti presupposti per l'identificazione delle migliori strategie di intervento a tutti i livelli, quindi sia a livello nazionale che a livello regionale o locale, cioè comunale. Il rapporto annuale sulla certificazione energetica degli edifici ha un focus principale che è stato valutato nella sua evoluzione nel tempo in tutte le edizioni, ovvero la prestazione energetica degli edifici nazionali certificati, che viene analizzata non solo tramite i dati che stanno all'interno degli attestati di prestazione energetica, ma anche da un punto di vista della qualità delle informazioni, dei controlli effettuati e anche l'evoluzione normativa sia a livello nazionale ma anche a livello locale. I contenuti del rapporto sono utili soprattutto a regioni e province autonome che hanno l'obbligo di implementare e gestire i catasti energetici locali, ma anche per associazioni e per organizzazioni di settore a diverso livello, così come per i professionisti, parte dei quali si occupa proprio della certificazione energetica e dei cittadini. Inoltre, i risultati di questo documento possono essere arricchiti attraverso le analisi che si possono fare sul portale SIAPE, gestito dall'Enea, attraverso il quale è possibile fare delle valutazioni di tipo aggregato sui dati contenuti nel database nazionale per qualsiasi utente che sia interessato. La necessità di accelerare il processo di miglioramento della qualità degli APE ci ha suggerito di approfondire alcuni temi che sono considerati rilevanti e che sono stati individuati come critici anche nei rapporti degli anni precedenti. Innanzitutto abbiamo approfondito nuovi strumenti di controllo sia a monte che a valle del processo di certificazione, tesi a eliminare alcuni degli errori ricorrenti che poi noi ci troviamo sul SIAPE. Inoltre abbiamo esplorato anche le nuove potenzialità offerte dalla possibilità di integrare il catasto degli attestati di prestazione energetica con i catasti impianti termici, quello che normalmente va sotto il nome di catasto unico. È stato affrontato il tema degli edifici a energia quasi zero, quelli che vengono comunemente denominati NZEB. E è stato esplorato anche un tema particolarmente innovativo e delicato di implementazione del portale nazionale sulle prestazioni energetiche degli edifici, il cosiddetto PNP e quadro. L'obiettivo ovviamente principale di tutte queste operazioni di approfondimento è quello di migliorare in generale tutto il sistema delle certificazioni a tutti i livelli, da quello regionale a quello nazionale. Una delle grandi potenzialità degli attestati di prestazione energetica sta nella ricchezza di informazioni che questi contengono, appunto non solo sulla prestazione energetica in sé, ma anche su altri dati che riguardano l'immobile certificato, come ad esempio i dati geometrici o l'anno di costruzione o la località dove l'immobile è sito. Quindi, nel momento in cui queste informazioni sono digitalizzate e organizzate all'interno di un database e chiaramente si dà una grossa attenzione alla qualità del dato in arrivo, è possibile fare delle analisi molto approfondite che analizzano l'edificio da diversi punti di vista, in modo tale da essere un supporto per il decisore politico, sia nel monitoraggio delle strategie che sono già state messe in atto sul territorio, ma anche per lo sviluppo di strategie e politiche nuove, ad esempio andando a agire su quelle aree che necessitano maggior intervento. Noi collaboriamo con il Comitato Termotecnico Italiano sin dalla nascita del primo rapporto che è datato 2020. In particolare quest'anno il CT ha affrontato un tema che è molto attuale e molto delicato,
che è quello delle ricadute sull'Italia delle possibili novità che la nuova direttiva europea sulle prestazioni energetiche degli edifici, la cosiddetta EPBD, potrà riversare nel mondo nazionale. Allora, CT si è occupato di progettare un sondaggio che ha inviato ai maggiori stakeholders di settore e nel capitolo 7 in particolare c'è un'analisi molto dettagliata dei risultati di questo questionario. Tutte le informazioni sull'evento, il programma, come iscriversi sono contenute all'interno delle informazioni di questo video e possono anche essere trovate sul sito istituzionale dell'Enea e sui canali di informazione dell'Enea. Quindi ci vediamo il 22 settembre per la presentazione del rapporto sulla certificazione energetica degli edifici 2023 a Palazzo Valentini.